Da lunedì 18 maggio potranno riaprire in campagna negozi per la vendita al dettaglio, ristoranti, bar, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Entro giovedì il governo dovrebbe emanare le linee guida che ogni attività dovrà rispettare, elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'INAIL. In campagna la task force della regione emanerà un regolamento specifico per il territorio, con tutte le prescrizioni da rispettare, che potrebbero essere anche più restrittive di quelle nazionali. Ma se entro il prossimo weekend si dovesse verificare una risalita dei contagi, non è escluso che le riaperture possano slittare. La questione è stata discussa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il premier Giuseppe Conte nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno preso parte tutti i governatori italiani. Ancora in sospeso invece la data di riapertura degli stabilimenti balneari. Le linee guida della Campania per la riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici sono ancora in fase di preparazione e arriveranno entro la settimana. Secondo quanto reso noto, ad oggi ci sarà probabilmente l'obbligo di sanificare i locali frequentemente e di indossare le mascherine, con la raccomandazione di utilizzare prodotti preferibilmente monouso e di sterilizzare gli strumenti dopo ogni uso. Potrebbe essere prevista la possibilità di lavorare solo su prenotazione, con l'accesso nel locale di una persona alla volta o comunque in numero limitato a seconda della capienza del locale, per evitare assembramenti. Al vaglio della Task Force Campana anche le proposte per tornare a consumare cibo e bevande ai tavoli di bar, ristoranti e pizzerie già a partire dal 18 maggio, giorno in cui potranno riaprire i negozi di vendita al dettaglio. Si tratta delle botteghe di vicinato, oltre agli alimenti e alle librerie già aperti, quindi laboratori artigianali come abbigliamento, calzature, ottici, elettricisti, sarti e vetrai. Nelle linee guida della Regione saranno indicate non solo le regole per la riapertura, ma anche quella per la prova dei capi di abbigliamento nei camerini ed eventualmente le modalità di sanificazione dei vestiti con dei prodotti speciali. Per gli stabilimenti balneari le linee guida dovrebbero arrivare questa settimana, in modo da consentire ai gestori di organizzare le strutture per la stagione estiva. Sulle spiagge, secondo le prime indiscrezioni, bisognerà rispettare una distanza di 5 metri tra le file di ombrelloni e di 4,5 tra ombrellone, ma c'è chi spinge per i 3,5 metri. Al vaglio anche le regole per l'accesso alle spiagge libere, c'è chi propone la prenotazione.